Bentornati sul canale ICBC Arcarena. Oggi ci avverremo di un altro special guest, il buon Fabinerz. che è un membro di Gilda e anche un amico in Real, fa parte della cricca e dello staff del canale, che ci ha offerto gentilmente, tramite il suo account, ed è stato un tribolare continuo per riuscire a importare il video da iOS sul mio computer. Ci farà vedere un video di multisummon. Botta di culo, insomma. Abbastanza, decisamente. Faremo una reaction perché avendo dovuto registrarlo prima, no, non avremo proprio la live vera e propria, però insomma, tanto ci saranno dei bei momenti salienti che ci permetteranno E di ci organizziamo per la sclerare. prossima, poi ci organizziamo. Certo, perché comunque abbiamo deciso di fare, cioè ha deciso il buon Fabidors di fare un video di Summon con un bel po', insomma, di scroll, 200. eccetera, nonostante non sia finito l'evento di Halloween. Quindi avremo una clip un pochino più corta che però, insomma, ci darà diverse soddisfazioni. Prima di partire con i numeri e tutto il resto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare i colpi violenti di Nati che questo ragazzo ci ha portato sul canale oggi. Ce ne sono di belle, di belle. Alcune sono limite, limite lapidazione, perché dopo quella c'è la lapidazione, veramente. Sì. Decisamente sì, decisamente sì. Ma partiamo con la intro. Eccoci qua. Allora, cominciamo subito. Cosa ci hai preparato? Sentiamo. Allora, ho preparato all'incirca 200 salmon, sono 1900 gemme, quindi 60 salmon di 19.000 già. 19.000 gemme, quindi sono 60 salmon di gemme e Ecco. 92 scroll di fazione, tutte tirate sul lucio ovviamente, 19 salmon normali che sono quelle raccolte giornalieramente, settimane, che sono all'incirca 10 alla settimana, e 200 punti amici. E addirittura, che è la parte più bella del video secondo me, ci sono più di 8, mi sembra, no, 8 summon di frammenti viola che saranno interessanti anche con dei footer, ma regaleranno soddisfazioni veramente anche quelle per pochi eletti riescono a fare una streak del genere. Ok, allora, quindi partiamo con il video. Eccoci qua, questo è l'account di Fabidors a livello 111 e partiamo quindi con Le salmon singole che di solito non regalano grandi emozioni, quindi prima partiamo blandi sperando in qualcosa. Comunque, due salmon mi mancavano per prendere una carta, era bello veder prendere la carta con la salmon singola. E soprattutto anche sulle salmon singole mi sembra che mi siano usciti 7 Roy Blue su 9 salmon, Sì, insomma, che è un buon, una buona non si rate, butta via ecco. No, per perché. niente, no, per Cioè, niente. tutti i blu sono. Mi pare che il prossimo è verde. Ah no, No, è blu è blu, blu anche blu, quello, no, ci blu. insistiamo, 8 su 9 Ora per tiriamo le summon di punti amici che non regalano grande emozione. Infatti, tre blu fanno schifo, però Sì, non li butto via. ricordiamo, insomma, la rate bassissima che in Poi, realtà, cioè. 50%, quasi poco meno del 50%. E qui già dimostro che 5 blu sono Ottimi, onesti, sì, logicamente. decisamente. Adesso si va sul bello. Si inizia sulle salmon Che che qui avevo c'è cioè, accumulato. quantitativi di blu allucinante, partiamo E subito con. subito troviamo il culo, perché io non avevo ancora mai trovato una Rosalind. La trovo. Bellissimo, mi manca. Mi completerà tante team comp. Ci faccio lo screen perché tutti gli eroi che ho trovato ho fatto lo screen. E adesso faccio una cosa che faccio tutte le volte che trovo un eroe. Io vado subito ai ritratti perché è bello vedere quando apri il ritratto, puoi vedere la storia e fai 1100 gemme.
premiano la sua botta di culo alla fine. Quindi. Sì, diciamo che insomma potevano darne anche un po' di più di 100 gambe e basta, però insomma, già è qualcosa. Adesso buttiamoci su quelle che sono le salmon di ciccia, perché 3 blu, cioè ragazzi, su 10 3 blu fa schifo. Sì, è il minimo sindacale al momento visto. E vediamo anche che dopo 10 salmon di normali che, non trova, che troviamo una Rosalyn, arrivo direttamente alla Guaranteed, perché qui c'è una Salmon Guaranteed che troviamo un PG buono, un Cyrus. Cyrus non è male in una fin comp full wild che io uso, può fare delle belle cose perché spinge tutti i nemici da una parte, e se ci attivate la Final di Laika, li spinge completamente oltre il limite. Quindi insomma perdono anche del tempo prima di Sì. rientrare in campo e si prendono i colpi di scemiera. Sai, Salmon blu le accettiamo. Andiamo di singolo perché speravo di avere culo. Sì. 4 un po' Diciamo che cioè, alla fine a livello di bot, cioè più che altro sei stato corto. sulle guaranteed, ecco. Alla fine, però, qui troviamo Fuder che ci può anche stare, ci servirà. Luce, Fuder è Come accettabile. vedete il video si ferma perché il telefono è stato lanciato contro un muro. Sì. Ci è voluto del tempo per recuperarlo. Io poi quando trovo roba brutta mando a fanculo il telefono, proprio ce lo sbatto così, quindi qui eravamo arrivati al limite, quindi facciamo 2 ascensioni rapide, 3 se non sbaglio, Insomma, un troviamo. bel po' di fooder. E adesso iniziamo sulla ciccia. L'ultima salmon, sperando uscisse qualcosa, sono stato Punito punito male. umanamente. Sì, effettivamente cioè, sei andato veramente tanto sulle guaranteed e basta, perché poi a livello di uscite extra cioè, c'è solo qualche cosa Però interessante. Qui si starta subito parti un'altra subito con una volta con una Rosalyn. bella Rosalyn, giusto per spiegare al gioco come funziona. Non l'avevamo ancora, ne troviamo subito due, così almeno va lista leggendaria e si può mettere nel La team. faccio sicuramente lite più e devo capire se mi conviene buttare Fuder su Lucius o Rosalyn, ma penso che la porterò rapidamente su Rosalyn. È un PG che fa veramente tanto la differenza, ecco. Sì, Infatti, mentre ci sono, riunisco tutto. Quando trovo 2 PG, mi piace unirli. sei ossessivo compulsivo, Sì, un po' ora come il Condor. tranquillizzo la rate usando le 2 singole che avevo e poi mi butto su quello che è la ciccia. 5 nella media, non ci Insomma, lamentiamo. no, 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 non ci dispiace per niente. In realtà è più alto della media perché di solito ne escono 3, Io quattro, meno di 3. 3 non li ho mai visti. No, meno di 3, anche con il Condor non c'è stato Deve essere verso garantito il 3. Qui troviamo una cosa che mi salva la vita, un Lucius. Sempre bello trovare un Lucius. E questo è il primo dei 4 Lucius che mi mancano per farlo asceso, quindi ben visto un Lucius in questo momento, perché anche perché non fa mai male un No, no, Lucius. assolutamente. Probabilmente io penso sarò contento di trovarlo fino a quando l'avrò fatto asceso 5 stelle. Sì. Poi a quel punto comincio a spaccare il telefono in maniera compulsiva. Tra l'altro Sei, pieno sei. sarebbe carino sapere cosa succede quando ce l'hai asceso 5 stelle. Attenzione! Qui c'è la botta Vabbè, ragazzi, scusate, scusate, vi prometto che non succede più perché una salmon del genere, dai, 2 Lucius, una Belinda, screen Subito, subito, e non solo, anche 3 blu, cioè non ci facciamo mancare nulla. Questi qui sono 2 Lucius e me ne manca uno per farlo asceso, e Belinda invece me ne mancava una per farla ascesa. E visto che io ho questa mania compulsiva, lo facciamo subito. Quindi subito andiamo a cercare di ascendere i nostri eroi. E ovviamente, visto che ho avuto un discreto culo, è giusto che il gioco mi si sia buggato. Sì, il signore ha deciso di cominciare a scagliare saette verso l'iPhone e quindi poteva essere detto lo scordi di poter fare quello che volevi, adesso fai tutto manuale, non potevamo Infatti, neanche resettare perché sennò perdevamo il video. qui unisco le 2 Belinda e poi cerco disperatamente dove sono le altre 2 perché avevo già un pool di 120 eroi da buttare. Ovviamente il grande SVG
mi ricorda che sono in fondo, io non Sì, vedo. perché sono sempre nascosti, sono un easter egg quando vuoi fare le cose che ti interessano. E poi è sempre bello portare un PG acceso, perché significa che ha raggiunto il massimo che può raggiungere, perché le stelline alla fine danno all'incirca un altro 8.000 o 7.000 a seconda della stella, e c'è da scoprire che cosa dà la quinta stella, perché forse io sospetto che quando hai tutte 5 stelle possono oltrepassare il 240. No, Quindi io penso che il 240, cioè, si possa già oltrepassare con una stellina. Tutti con una stellina si fa il level up dal cristallo risonante. quindi Poi, ma penso dovrebbe essere allora un level up a botta. sette, sette. Onestissimo, onestissimo. Dovrebbe essere un level up a botta dal cristallo su tutti. E credo, a quanto ho capito, che ogni livello stella faccia all'incirca 10-15 livelli. 28.000, per poco non ne faccio due. E qui cominciamo le cose belle, perché queste danno soddisfazione. Subito Scemira. ci spiega subito come funziona il buon Fabulous, perché vi ricordo da queste pietre la rate di fodder è altissima, Sì, cioè i fooder che escono da questa roba, invece no, c'è un altro Gorbo. gorbo che tra l'altro il buon Fabulous Me ne gioca. manca uno per farlo asceso e Scemira me ne manca una per farla a 3 stelle. Sì, ho avuto abbastanza Incazzatissima. fortuna con le Scemira. Me ne manca uno di Gorbo, peccato. Se no lo portavo su. Un Brutus. E qui anche questo ci piace un sacco, eh. Il Qui secondo. Perché ne avevo preso uno dall'evento passato, quello degli eroi ancestrali, quelli che facevi le cartine con le chiavi. sì, E le isole. adesso me ne manca due per portare asceso anche lui, che fa sempre bene asceso. Wow, cazzo, fa sempre bene. E Lei poi un'antandrina. non è un'antandra, è una safira. Safira, Satrana. È una satrana o una che. safira. No, Satrana, Ok. Safia è la Sfinge. Una Kaz che la gioco nel team Wilder in torre, portarla elite più è molto forte, ma Kaz è forte anche elite perché schiva di skill, la skill gli permette di schivare qualsiasi incoming damage. Di conseguenza, se non hai un tank Wilder forte da metterci, lei fa comunque tanto danno e tanka per i primi 10 secondi, che sono Qui primo punito. fooder, Che però in luce. realtà va benissimo, e poi Laika. insomma si chiude in bellezza visto che giochi tutti Wilder. Sì, La Laika. buona Laika ci spiega un po' come Ora, fare. è un peccato l'avrei fatta ascesa oggi, ma per fare Nemora ascesa circa un mese e mezzo fa ne ho dovute buttare via due copie. Col senno di poi sono un fesso, però Decisamente, decisamente. Nemora ascesa mi ha permesso di fare dal 13 al 15° stage di fila. Giocato tank, tra l'altro. Sì, Sì. io l'ho giocato Cioè. tank. Nemora si può giocare anche tank. Se è a pari livello dell'avversario, Nemora tank funziona perché quando scende sotto il 30% di vita, attiva la sua skill che gli fa rigenerare un sacco. Di conseguenza, se davanti non hai un team che fa instant damage ma danno continuato, regala delle soddisfazioni perché si autocura. E qui abbiamo poi le ultime due chicche, che sono le carte di fazione, che qui stavamo discutendo sul se farle Lucio o se farle Mauler, appunto perché c'era la possibilità di portare anche Brutus asceso, però poi con il fatto che mancava giusto una copia di Un Lucius, mi Lucius. ha detto, vabbè, dai, vediamo un pochino se c'è verso di fare il Però Dream. decidiamo anche di inserire Rosalind, che avere altre due copie non fa schifo. Sì, infatti, era giusto per evitare il resto, e Unica quindi. punizione, che non è una punizione, una Belinda, me ne manca una a farla una stella, però Sarebbe stato Belinda. molto meglio un Lucius, ecco. E qui troviamo Rowan, Che che ottima, ne ottima. avevo solo uno, lo porto Elite più. E grazie a questo posso fare anch'io il team luce, perché io non uso il team luce, ve lo porterò magari in un altro video. Io uso fin dall'inizio un team quasi full wilder. Lo proviamo a montare al volo, glielo facciamo vedere, poi faremo sicuramente un video A riguardo. a riguardo. Quindi, se non mi ricordo male, giochi Gorbo, Laika, Laika, Tasi. Tasi e Nemora, giusto? Tasi, Nemora e davanti all'occorrenza Switcho,
Ottengo Gorgo, ottengo Tasi per mettere Brutus, perché ve lo spiego magari in un video perché è complicato la Sì, combo no, che possono fare. lo facciamo giusto un pre-release perché cioè, mi piacerebbe Scimmia portare sopra. Scimmia sopra, Sì, ok, per Brutus è essere più sempre sopra. tankoso, ok. Vi diamo una preview perché cioè, è importante, voglio portarlo questo video, ci è voluto un po' per portare Fabi Dolce sul canale perché accidenta la miseria, lui ha comprato l'iPhone e quindi siccome è un pottino maledetto, siamo arrivati al punto che per poter fare video con il suo account tocca registrare Registrarli. e poi commentare dopo, purtroppo funziona così. E poi io posso fare video in orari un pochino strani, quindi dobbiamo organizzarci molto bene. Sì, dobbiamo utilizzare il fine settimana. Sì. Boh, io direi che possiamo concludere qui, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video, mettete anche un bel like, perché insomma, direi che per questa fortuna ci vuole il pollicione su, Sì. decisamente, e commentate con insulti vari al Sì, buon li Fabidors, perché accetto. decisamente se li merita, e quindi venite anche sulla pagina Facebook per commentare, insomma, aprire anche discussioni, ve lo ricordo perché per ora non siamo ancora partiti. In realtà la sto pubblicizzando poco, però Sì, cioè, ora ce l'abbiamo uno dello staff in diretta e cioè, anche lui vi gestiremo può aiutare anche. perché comunque Fabidors ora non l'abbiamo visto, ma cioè, ha quasi finito il capitolo No, 21. sono. Guarda, lo puoi vedere Ah, giusto, è vero. dagli amici. Io sono a 21:54. Mi ci sono bloccato oggi. Dopo queste summon, sbloccherò sicuramente il capitolo 22 e raggiungerò 6BG. Io, a differenza di lui, ho 22 giorni in meno di gioco e comunque lo raggiungo con la Team Wilder, quindi è da Sì. considerare. Sì, no, infatti, cioè, mi è stato dietro per quasi tutto il tempo, anzi, in realtà all'inizio mi hai anche passato una Sì, volta, ti se ho non sbaglio. sorpassato di un capitolo perché tu non avevi trovato un eroe che ti permetteva di andare avanti, eri bloccato un attimo, Sì, se non mi però. sbaglio, io ho giocato Lucius Elite fino al capitolo Sì. 15 Elite e leggendario fino al capitolo 19. Appena hai trovato. Quindi, cioè, è Sì. stata un po' tosta. Ora, in questo caso, cioè, è un po' poco veritiero il fatto che mi raggiunga, perché, come vi ricordo, ho portato Scemida al 240, ho fatto due livelli e poi mi sono fermato per fare il test del Mythic Trick, che tra l'altro c'è cioè, Mattia Pedrotta, o Pedrotti, non me lo ricordo, insomma, che ci ha consigliato un nuovo trick, che è quello di refresciare la chest subito dopo aver battuto, e voglio vedere di sfatare una sorta di mito, O un'ipotesi confermarlo. che, esatto, oppure confermare quest'ipotesi che sembra si possano droppare anche le pietre per fare il mitico più. Perché meglio di un equip mitico c'è solo il mitico più, e la Decisamente. pietra vale molto di più di un equip mitico, ricordatevelo Esatto. sempre. Quindi, allora, io sono SBG Io sono Fabidors. e grazie per la visualizzazione, ci vediamo domani per un prossimo video.